Abbiamo chiamato dibattito su un tema molto importante che è la dislessia, ma io non vi dirò niente, vi dirò semplicemente che ci fa molto piacere ospitare qui questo dibattito e soprattutto vi porto i saluti del nostro sindaco che non è potuto essere qua per imprevisti. Dopodiché mi affido completamente intanto alla mia collega assessora Gemma De Falco, che oltre ad essere una bravissima assessora è anche un'insegnante e quindi del tema, come dire, fa di questo argomento, ne fa pane quotidiano. E poi sarà, poi vedrete, insomma, spero che ci sarà un interessante sviluppo, sicuramente interessante, perché già il problema, già la tematica è molto interessante. E poi avremo il momento più importante che secondo me è quello della esperienza diretta. Quindi Gemma, quindi saluti da parte dell'amministrazione e buon dibattito. Grazie Anna, grazie a tutti anche da parte mia, grazie di essere qui. Oggi non è un caso che questo momento di confronto sta avvenendo data odierna, 8 ottobre 2022, che è la giornata internazionale della dislessia, un disturbo che, diciamolo subito, colpisce il 10% della popolazione mondiale. E questo dibattito, questo incontro è proprio finalizzato a sensibilizzare sulla tematica e a creare anche, diciamo, a promuovere consapevolezza riguardo al disturbo, e si inserisce in una campagna di sensibilizzazione più ampia. È possibile infatti già iniziare a vedere come il nostro palazzo comunale si stia colorando di blu, e con esso tanti altri monumenti, edifici comunali di tantissimi altri comuni che hanno aderito e stanno aderendo ancora in questi giorni alla campagna Uniti per la Dislessia, una campagna internazionale promossa da due associazioni che sono la DISFA e la OIDEA, e quindi che grazie all'impegno di tutti i comuni e quindi anche grazie al nostro impegno proveranno a richiedere alle Nazioni Unite di dichiarare la dislessia l'8 ottobre, giornata mondiale della dislessia. Quindi noi ci auguriamo di riuscire in questo grande intento. Oggi è anche occasione per ricordare il 12° anniversario del varo della legge 170 del 2010, che è quella norma con cui lo Stato italiano ha riconosciuto la dislessia, ma anche la disgrafia, la disortografia e la discalculia come disturbi specifici dell'apprendimento, più comunemente noti come DSA. I DSA sono appunto dei disturbi che si manifestano come una tipia di sviluppo, in particolare abilità legate all'apprendimento scolastico, quali la lettura, la scrittura, l'abilità di calcolo, ma in un contesto, diciamo, di funzionamento intellettivo adeguato all'età, per cui non viene sempre preservata quella che è l'intelligenza generale. Tuttavia, se questi disturbi non sono adeguatamente attenzionati e compensati, rischiano di creare delle problematiche quali l'insuccesso scolastico, l'abbassamento dei livelli di autostima e di conseguenza anche fenomeni di dispersione scolastica. Da questo si può capire quanto sia importante giungere ad una diagnosi precoce, garantire una diagnosi precoce e di conseguenza fare una corretta informazione, diffondere una corretta informazione e anche guidare verso l'utilizzo di buone pratiche, sia a casa, quindi in famiglia, che a scuola. Questo è un po' il senso anche di questo incontro, quello di appunto, grazie anche al coinvolgimento delle associazioni, qui abbiamo la dottoressa Anna Maria Graziano dell'associazione Nemo DSA, Nessuno deve scalare alberi, la ringrazio intanto per la fattiva collaborazione, ringrazio anche la specialista in logopedia
la dottoressa Annalisa Del Genio, che avranno a breve modo di presentarsi. E il fine appunto di questo confronto è proprio quello di favorire questa consapevolezza e aiutare i nostri ragazzi a affrontare bene, diciamo, queste difficoltà, a creare insomma una rete tra le istituzioni, la famiglia e le associazioni. A tal proposito, Filippo Barbera, che è un ex alunno con DSA, lui stesso si è dichiarato dislessico, disgrafico, discalculico, è diventato poi un autore di libri scolastici proprio rivolti ad alunni con DSA, ha parlato a proposito della dislessia come di una porta che non è blindata, è semplicemente una porta chiusa, che per essere aperta però necessita di una chiave giusta. Ed è nostro dovere acquisire gli strumenti, capire come fare per individuare quella chiave, grazie anche al supporto delle associazioni e degli specialisti. Cedo la parola alla dottoressa Anna Maria Graziano, che presenterà se stessa, presenterà l'azione, diciamo, della sua associazione. E grazie per l'attenzione. Allora, buonasera a tutti. Chi non mi conosce ha già saputo dagli assessori che sono la dottoressa Graziano Anna Maria, presidente dell'ODB Nemo DSA con sede operativa in Nola. Operiamo qui sul territorio dal 2016, quindi siamo diventati un polo per decine e decine di famiglie che ogni anno ruotano all'interno della nostra associazione, dalla prima valutazione, dal primo screening, dai primi dubbi che le famiglie ci portano, fino poi a un trattamento, a una guida, una collaborazione a livello scolastico. Noi cerchiamo di essere sul territorio tutto ciò che possa permettere alla famiglia e poi ai ragazzi che hanno un disturbo specifico dell'apprendimento o comunque un bisogno educativo largamente inteso di potersi gestire autonomamente e nei modi, proprio per evitare che questi ragazzi, come già accennavano gli assessori, possano subire frustrazione, possano abbandonare la scuola, possano pensare di non essere all'altezza, di non essere in grado. Quando settimane fa sono stata chiamata dal comune di Nola per appunto partecipare a questo incontro, a questo colloquio, è stata per me una gioia, perché già noi come associazione in questo mese volevamo fare qualcosa, volevamo dare qualcosa. Ecco, questo era un di più che ci serviva per creare più confronto e soprattutto dialogo, perché è facile creare qualcosa che sia a senso unico, che io vi do e voi recepite. Invece un dibattito, un dialogo, un punto dove le famiglie possono venire a dire: vi porto il mio dubbio, aiutatemi a risolverlo, capiamo insieme cosa sta avvenendo, è una cosa che è stupenda. E quindi ho accettato con gioia l'invito del comune di Nola, che ringrazierò sempre. Detto questo, volevo un attimino farvi un po' un quadro, no? Oggi siamo in una giornata di festa per noi che lavoriamo nel campo dei disturbi dell'apprendimento. Sono 12 anni che i disturbi specifici dell'apprendimento sono stati resi noti effettivi, c'è una legge che li tutela e li norma. Finalmente non c'è più qualcosa di astratto intorno a questi ragazzi, non sono più svogliati, non sono più ragazzi che potrebbero dare di più, sono ragazzi che vengono riconosciuti, che hanno un'intelligenza, che hanno delle potenzialità, delle capacità, e che queste capacità, queste potenzialità vanno tutelate e soprattutto vanno potenziate. Quando si deve creare una rete intorno a un ragazzo, la prima cosa è dire: come posso potenziarlo? In nome della nostra associazione, Nemo DSA, nessuno deve scalare alberi. Un po' quello che diceva Einstein: se io chiedo a un pesciolino di scalare un albero, quel pesciolino passerà la vita a credersi uno stupido, perché non ci riuscirà mai. Ecco, noi non vogliamo più pesciolini che non sono in grado di non scalare alberi, ma che siano in grado di nuotare nel loro mare, che è tutt'altro. Una cosa che ci tengo a dire, soprattutto
alle persone, agli esperti, ecco, che magari sono qui stasera con noi. Io molti non vi conosco, quindi non so se siete insegnanti, se siete logopedisti, insomma. È proprio quello. Quando ci troviamo con ragazzi con queste difficoltà, la prima cosa, la più bella, che poi magari anche Annalisa dopo, la nostra esperta logopedista e anche insegnante di sostegno, sicuramente ci dirà, è che la rete intorno a questi ragazzi è fondamentale. Se la scuola viene meno, il ragazzo non è sostenuto. Se la famiglia viene meno, il ragazzo non è sostenuto. Se il centro di riabilitazione, perché alcuni vanno anche a un centro di riabilitazione, fanno logopedia, fanno psicomotricità, dipende, viene meno, il ragazzo non è sostenuto. Quindi la prima cosa con ragazzi simili è una rete, ed è una rete che funzioni, è una rete che ad oggi nel 2022 ci deve permettere di fare qualcosa e di farlo bene, perché basta un tassello mancante e il ragazzo non è ben sostenuto.